Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi siamo tornati con l'appuntamento delle maglie indossate del Napoli. E qui abbiamo la maglietta indossata in Napoli-Lazio e autografata di Marques al Mastino. Come per l'altro video ragazzi, qui abbiamo un'altra maglia del Napoli della stessa annata da negozio. E qua ovviamente questa qua è quella indossata. E procederemo col far vedere le differenze. Innanzitutto si vede che entrambe le maglie sono il modello gara dal colletto. Poiché il colletto quell'anno, il modello da gioco, aveva questa parte qua appunto tagliata, diciamo, quindi questa separazione del colletto, e lo stemma in gomma, come possiamo vedere, quindi il rilievo. Mentre quelle là, replica, avevano il colletto tutto unito, che andava unico senso, con lo stemma ricamato. La differenza delle maglie che sono indossate le vediamo soprattutto e principalmente sulla parte posteriore della maglietta, precisamente vicino al nome. Sempre comunque, come detto nello scorso video, per via delle presse del San Paolo si può vedere come nella parte posteriore, vicino al nome, ci sia lo stemma del Napoli. Questo dovuto sempre appunto all'applicatura della pressa. Mentre in questa qua di negozio di Amsic, come potete ben vedere, non c'è assolutamente niente qui. Non c'è nessuna applicatura né assolutamente rilievo che viene fatto appunto a causa delle presse del San Paolo. Altra piccola differenza, che poi non è possibile vederla ma al tatto è possibile capirla, è nella personalizzazione. Questa qua da negozio ha una personalizzazione un poco più doppia e un poco più ruvida. Mentre per quanto riguarda la personalizzazione della maglietta indossata, l'applicatura è molto più liscia e sottile. Altra differenza ragazzi, che è comunque sempre minima, dovuta sempre alle presse, è la vediamo appunto nella patch del campionato, sempre ovviamente in gomma. Come possiamo vedere, nella maglia indossata ci sta questa curvatura, che è dovuta sempre appunto all'applicazione che vengono fatte al San Paolo. Quindi vediamo che non è messa liscia in modo del tutto regolare. Mentre in quella là da negozio possiamo vedere che l'applicatura è sempre, perché vengono utilizzate delle presse da negozio, è sempre liscia, sottile, senza curve e senza sfasamenti. Questa maglia precisamente appartiene al terzo anno di Allan con la società partenopea, anno in cui si è affermato, diciamo, a livello anche europeo. Ricordiamo, maglia indossata in Napoli-Lazio 4-1, ovviamente vinta clamorosamente, grande vantaggio, stracciati. Forza fisica, grande velocità e anche buona progressione palla al piede. Questo caratterizza forse uno dei centrocampisti più forti nel suo ruolo, in Italia ma anche in Europa. Questa stagione precisamente è stata la sua migliore stagione statisticamente, valorizzata da Maurizio Sarri con 4 reti e 4 assist. Anno statisticamente migliore per il Napoli, visto che abbiamo fatto record di punti, 91 punti, mai visto che non si è vinto un campionato con 91 punti. La Juventus mi pare è arrivata a 94, 90, sì, 95, di poco comunque. C'ha illuso, ovviamente vi ricordiamo tutti quella grande partita Juventus-Napoli allo Juventus Stadium, vinta 1-0 con gol di Koulibaly, ma grande prestazione anche ovviamente di Alan, ma aiuta la squadra. Ovviamente ancora oggi Alan è riconosciuto come il migliore forse nel suo ruolo, infatti ultime voci sono quelle del PSG che l'ha cercato già a gennaio, poi ovviamente si è fatto avanti anche ora, quindi in teoria non si sa quale sarà il suo futuro, però noi napoletani speriamo ancora che rimarrà con noi, perché sostituire uno come lui è difficilissimo. Anche se riconosciuto sempre da Ancelotti, un incedibile alla società. Ragazzi, il video finisce qui, speriamo vi sia piaciuto. Vi chiediamo di lasciare un bel mi piace, commentate dicendoci magari cosa ne pensate di questa maglia, cosa ne pensate di Allan e qual è stata magari la maglia di Allan che più vi è piaciuta negli ultimi anni. Condividete il video, noi ci becchiamo alla prossima. Ciao ragazzi!